Li vedete, questi sono i prodotti del mondo agricolo della provincia di Crotone, hanno deciso i manifestanti di farli vedere a tutti e sulle questioni che riguardano questo problema abbiamo sentito il presidente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori della Calabria, Nicodemo Podella. Oggi sono qua perché la protesta è una protesta che è legittima. Una protesta che nasce per tutti i disagi che vive il comparto agricolo, ma per la situazione generale che l'agricoltura sta vivendo in questi ultimi anni. CIA ha organizzato il giorno 26, ha già preannunciato a Roma con una manifestazione con la presenza di 3.000 agricoltori provenienti da tutta Italia, aveva preannunciato quello che sta succedendo, l'esasperazione degli agricoltori. Non è possibile che noi coltiviamo, produciamo a dei costi elevatissimi per colpa della burocrazia e degli speculatori, per colpa degli speculatori, e poi ci vediamo riconosciuto un prezzo irrisorio a perdere. Allora questa cosa non può più, non regge più, non può andare avanti. Ci siamo date delle regole per creare il Made in Italy, abbiamo abolito una marea di fitofarmaci per poter coltivare cibo salubre e di qualità, però ci vediamo sugli scaffali delle nostre GDO, vediamo prodotti che arrivano da tutte le parti d'Europa, da tutte le parti del mondo, che non ha i requisiti che noi ci siamo prefissi. Al sit-in di Passo Vecchio sulla Statale 106 anche molti giovani, sentiamo questa testimonianza. Hai paura per il tuo futuro? E io vedo un futuro molto grigio, se posso essere schietta, perché è un futuro che per noi non è certo. Troppi cambiamenti, troppo velocemente, che non so quanto porteranno tanti benefici, anzi sappiamo che comunque non c'è un ricambio generazionale. L'agricoltura, che è una costante all'interno di secoli, sta avvenendo meno per tante politiche errate, anche per cambiamenti che non convengono alle persone, ma convengono ai grandi capitalisti, per una società capitalistica.